terrorista dalla nascita, quando ho anche provato l'Evo mi sono sempre sembrate più estreme da originali. Mi piaceva il suono. La Spec C, ti posso dire che sembra che abbia le parti buone della Subaru e della Evo insieme. Bravissimo. E poi ho visto che hai montato il cofano in carbonio. Bella rigida. Il motore è stato aperto monoblocco, hai cambiato i pistoni ad alte prestazioni, albero di nitrurato, BL ad H, però mantenuta la cilindrata 2000, non è stato fatto l'aumento di cilindrata. Che mi piace molto. Questa ha l'EJ 207, motore 2000 che in terza mappa oltrepassa i 500 cavalli. È un mostro, la Subaru più estrema in assoluto che abbia guidato nella mia vita. Entra nella top 3, è ufficiale. Questo perché è stata preparata bene, l'equilibrio della vettura è ottimo. Frenata, assetto e anche l'affidabilità sono veramente una peculiarità di questa vettura. Online, ragazzi, sulla Spec si trovate davvero tanto. Nonostante ciò, io e Daniele cercheremo di essere il più esaustivi possibile, dandovi tutte le informazioni anche su quanto è stato speso per renderla così. Se proprio dovessi trovare un difetto a questa Subaru, ti direi il sedile di guida. Dani ha scelto un sedile che non è molto avvolgente, è un pochino troppo alto e non comunica molto quello che la macchina sta trasmettendo. C'è qualcosa che non mi è piaciuto. Quindi, quali sedili secondo me dovresti acquistare, lasciandoti anche un link in descrizione qui sotto. La Simoni Racing SPA produce componenti per auto. Raccoglie la propria gamma di accessori auto in un catalogo che viene aggiornato ogni anno con le novità più richieste sul mercato. Le caratteristiche principali dell'azienda sono la flessibilità e l'allineamento rispetto alle nuove tecnologie. Il presidente Alan Simoni, uomo estremamente appassionato del settore motorsport, dopo aver collezionato numerosi trofei nei più importanti campionati nazionali, veicola la sua esperienza a noi appassionati testando personalmente i prodotti che vende. La sua Honda NSX, che partecipa al campionato di Time Attack, ne è un esempio. www.simoniracing.com, c'è un'applicazione, c'è un catalogo che viene aggiornato ogni anno e oltre a questo potrai acquistare i prodotti qui sotto in descrizione sul mio canale. L'intercooler è originale perché, seguendo i consigli del preparatore, ha detto che meglio dell'originale delle Spec C non ce n'è. Spec C vuol dire che sì, è una macchina già più evoluta a livello. Sono meccanico. Le specifiche corsa, la base delle macchine da rally. Ok. Poi sono stati cambiati i fuel rail, iniettori maggiorati, turbina maggiorata girata, aspirazione diretta, le tubazioni della benzina in Ergal, regolatore della pressione della benzina, pompa benzina maggiorata. Tu le vedi le fiammate che fa? E poi Matte mi fai dimenticare. Capito, ma senti come va. Scarico completo in titanio, dampai, pappipe, i collettori sono tutti artigianali. Poi vabbè, radiatore maggiorato per il miglior raffreddamento, le cose basi. A livello di motore comunque va, già così è un bel mezzo. Pneumatici monti? Toyo R88 Proxxes. Assetto Cusco 3X Competition con le bombole del gas separate, che è regolabile in tutto, da camber, caster, altezze, alte e basse frequenze, cioè è un assetto da pista che su strada diventa complicata da utilizzare la macchina, però è bello essere estremi alla fine. Questa cosa qui la fa solo la Subaru, ragazzi. Questa. Non me l'aspetto mai.
telaio. La fitta al fianco non me la sento. E come pull, ragazzi, è una cosa micidiale. Formula 1, la senti come suona? Viva la Subaru! Oh, Matte non l'ha mai guidata nessuno, eh! Davvero? Mai! Che onore! Sulla frenata, sull'assetto. Ma lì devo dire grazie al meccanico, perché io, come tutti quanti, sono un amatore, quindi vado in internet e vedo la parte meccanica che mi piace, magari anche pubblicizzata, e dico compro questa perché è la migliore. Io avrei fatto una super preparazione nella mia testa, ma quando mi presentavo lì mi diceva no Dani, questo non va bene, perché sì, è un buon pezzo, però con quello che stiamo facendo dobbiamo mettere la macchina in condizioni che sia equilibrata, è sì, l'unica parola che trovo. Nell'erogazione, nella sì, frenata, nella frenata, nell'assetto. Anche se quando ho acquistato l'assetto, che l'ho fatto di testa mia, non era contento perché mi ha detto Dani, tu non stai più girando in pista e questo assetto è troppo estremo. Quindi la cosa buona è che ha tante regolazioni, quindi lo puoi predisporre per l'utilizzo stradale, montagna, collina, pista, e quindi va bene. Perché è rigida. Quando vedo che alzi il braccio, mi rendo conto del tuo stato d'animo. Ragazzi, preparatevi perché sta arrivando il momento più esilarante del video. Non è vero. E il bello è che tu stai pagando di quello che hai fatto in questo momento. Io sto soffrendo. Sto soffrendo, io godo. E questa è la cosa stupenda. Urla! Non te la do la soddisfazione. No, è una cosa bestiale. Dio mio. Io soffro anche la macchina, paradossalmente. Vabbè, quando guido io, certo. Ma no, quando guidano gli altri. Ormai devi soffrire, oggi è così. Oggi è così, Matte. Ho fatto tante ricerche prima di chiamare lo youtuber, Hai scelto me. Io te lo dico. Hai scelto me. Ho detto, ti faccio fare il culo perché ti devi fare della strada. Perché ti devi fare, però... 8 e 2? 8200 giri? 8000 sicuro. Sei ufficialmente il mio nuovo idolo. Cioè, io Daniele lo amo, è un grande. Che differenza c'è con la Subaru STI? Allora, originale
la Spec C, proprio prima cosa su tutte è il peso, pesa un po' meno. Adesso non mi chiedere se pesa 50 o 100 kg in meno o 200, perché non lo so. Bene. Ok, sono onesto, però so che pesa meno. Botola sul tetto, perché quando le preparano hanno le botole sul tetto. Un cambio non con gli innesti ravvicinati, ma proprio i rapporti del cambio quinta e sesta più corte, e quindi una coppia conica più corta. Uh-huh. Quindi il tiraggio è già diverso, è una macchina con più spinta già di suo. Turbina twin scroll che diminuiva il lag parecchio con la turbina twin scroll. Un intercooler diverso, e gli iniettori quindi sono diversi. Il motore, io ti parlo di questa, essendo un 2007, la stessa Subaru 2007 era 2005 di cilindrata, 280 cavalli, questa non so dirti bene, perché sono tutte, poi ci sono tante leggende di questa macchina, però esce di serie 2000 con 280 cavalli. Anche della 22B non si sapeva esattamente quanti, ecco, cavalli avesse. Non si sa, però io quando l'ho comprata per 280 cavalli originale, poi c'è chi dice che ne aveva 320 e te la omologano con 265 perché devono prendere i dati di altre Subaru, sì, per omologarla, perché arriva, e poi ha la guida destra, certo, che è stata convertita. Un assetto un po' più rigido, le barre di duomi anteriori e la barra di irrigidimento nel bagagliaio. A una partenza si può fare in un tratto dove non c'è nessuno, tipo qua o fermati. Che stai cambiando mappa? Ho acceso il bang. Ho messo la seconda mappa che porta, aumenta i cavalli, e la terza mappa rimane con la cavalleria della seconda, però aggiunge il bang, che cos'hai? Non hai il lag. Infatti giri il motore, se guardi adesso sono saliti. Mamma mia ragazzi! Dai gas! Mamma mia, oh. E questa è la differenza che le Spec C hanno rispetto alle normali. Il tiro. Motore Spec C ha un tiro più alto delle altre. Speriamo di averla presa questa. Considera che anche col parabrezza davanti si muovevano i capelli, sembrava stessimo in moto. Solo quando ho cambiato dalla prima alla seconda la botta, mi sono volati i capelli, ce l'ho dritti. Guarda. Ho dovuto chiamare te per provare la mia macchina, se pensate che roba. Poi a fianco è peggio. Io c'ho il vomito, Non ho neanche avuto la velocità. No, la prima non puoi. No, non ho. La prima non esiste, non riesco neanche io. Non ho fatto in tempo a mettere la seconda perché eravamo già limitatori. Non riesci, è difficile. Ogni volta che provo le macchine più estreme, più belle, più equilibrate sul canale, e ne ho provate davvero poche così, mi torna un sorriso, mi dai un'energia per altri due mesi di lavoro. Questa è una conferma per me di quanto questo tipo di auto, il Subaru, l'Impreza, WRX, STI, poi nel tuo caso la Spec C ancora di più, con il tipo di modifiche che hai fatto, rimane il mio immaginario di auto perfetta, la prima scelta. Sono contento. Matte non la venderò mai perché nessuno me la compra, perché io chiedo più di 70.000 euro. Con quello che hai speso. Io lo so quanto hai speso. Io spero circa 50.000 euro. Sopra all'acquisto, che è sopra già di l'acquisto. 50. Sì, più o meno era di 5, era 43-44. Parliamo poi di un progettino da 100k. Sì. Ma li sento tutti, ogni sono, euro. Però sai, sono tanti,
si poteva spendere meno per fare la stessa preparazione se la facevi tutta in una volta. Ma vabbè, come fai a spendere tutto? Magari ne spendevi 30, 35, ma io ne ho spesi di più perché oggi la fai in un modo, quindi porti la macchina e paghi quella manodopera. Oggi fai un altro pezzo, porti la macchina e paghi. È quello che mi ha portato a spendere di più. Daniele, grazie per il tour. C'è una macchina grazie che è un sogno, veramente. Grazie a te. Questa, come è stato spiegato, ha qualcosina in più. Ed è una di quelle macchine che, se avessi un bel budget, la comprerei senz'altro e la infilo nella mia top 3. Supportami, caro mio, come sempre, iscrivendoti al mio canale se ancora non l'hai fatto, e se già l'hai fatto, allora metti un bel like e, come al solito, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao. Quando il meccanico mi ha finita, che ci ha messo un anno perché c'è stato il Covid, il primo lockdown, quando mi ha chiamato che mi fa: Daniele, la macchina è pronta, vieni. Io ho chiesto com'è, fa: guarda, ti dirò che va forte. E detto da lui, pensavo: ma sì, va forte, ma come sempre mi dice è divertente, perché lui ha macchine da corsa e per forza vanno fa. Quando sono arrivato là, che mi ha portato a fare un giro, gli ho detto: ma tu sei matto, e dove vado adesso io con una macchina del genere? Sì. E lui fa: te mi hai detto che volevi sopra i 400 cavalli. Ma noi siamo andati un po' oltre i 400 qui. E lui mi fa: pensa che quando l'ho rullata ne ho rullati più di 500 e l'ho tenuta poi giù perché era proprio... E dentro di lui mi diceva che è rimasto basito anche lui per come era venuta, perché meno male ne ha già fatte di preparazioni così, ma questa qua gli è venuta proprio ad hoc. Ad hoc.